Allora, mister Turi è arrivato un pareggio qui in casa del finale, una partita complicata contro un'ottima squadra, una squadra frizzante, giovane. Voi ovviamente arrivate anche da un turno infrasettimanale in Coppa. Che analisi appunto fai su questa gara, su questo punto? Sì, una bella partita. È stata molto intensa dall'inizio alla fine, quindi è stata bella, penso anche per chi ha visto da fuori, è stata divertente. Contro una bella squadra, una squadra con tante belle individualità, una squadra organizzata, quindi era una partita molto difficile, per cui per come si era messa poi è stata anche, diciamo, è stato un bel traguardo anche riuscire a raggiungere il pareggio, ecco, perché in 5 minuti è successo un po' di tutto, per cui potevamo un pochino male accusare il colpo, visto che, come anticipato, veniamo anche da un'altra partita, insomma da una settimana proprio impegnativa, però siamo stati bravi a tenere il campo e a trovare il pareggio. Abbiamo avuto anche l'occasione poi per poter vincere, ma insomma penso che sia giusto così. Ecco, con poche partite, diciamo così, a disposizione, no, in questo breve girone, come si può leggere questo punto? No, questo è un punto importante. È ovvio che in questo girone tutti vogliano, ma come lo era stesso per noi prima, uno le partite le gioca sempre per poter provare a vincere, no? Però non è sempre facile vincere qualcosa di difficile, per cui è un punto in trasferta sicuramente guadagnato contro un ottimo avversario, un campo che rimarrà ostico per tante squadre, ecco, credo. Poi una squadra che mi sembra anche molto in salute in questo momento. In cosa vi ha sorpreso un po' il finale? Perché c'è stato un momento dove è parso che poi vi abbiano preso un po' le misure e ci avete messo qualche minuto a raddrizzarla, forse inizio ripresa. Inizio ripresa ovviamente che è combaciato con i due gol presi, però secondo me non c'è stata, è stato visto, sono stati 5 minuti in cui c'è stato rigore, poi dopo rigore magari c'è stata quella palla, però devo bene rivedere, in cui è partito il numero De Benedetti, credo fosse, sì, che ha fatto anche un gran gol peraltro, quindi non c'è stato un tema particolare, ecco, sono partiti forti, ma come erano partiti anche all'inizio, è che in quelle due circostanze siamo riusciti subito a prendere due gol, ecco, senza, per cui dopo è stato un attimo, è stato difficile. Dopo c'era bisogno di riorganizzarsi, perché ti trovi sotto di due gol appena sei uscito dagli spogliatoi, non è facile, per cui dico bravi loro a ritrovare quell'occasione e a mantenere l'intensità molto alta tutta la partita, poi bravi noi a rimanere con la testa in campo e a mantenere la lucidità che poi ci ha portato a pareggiare. Adesso mister, cosa ha intenzione di modificare la squadra, se ne vedi bisogno dopo questa gara? Beh, Marco, vai con lui. Ma più che modificare, la squadra è comunque in continua evoluzione, insomma cerca di lavorare sempre per crescere, no? Quindi poi in base alle partite, in base ai momenti, in base a come stiamo, in base anche... Questa è la mia... Scusate. In base anche al discorso delle ammonizioni, perché visto che come con due ammonizioni ora c'è già una squalifica, quindi cambia molto velocemente, ecco, il quadro, per cui insomma si cerca di lavorare sempre e migliorare, poi modifiche, ecco, più che modifiche direi accorgimenti in base al momento, in base alla situazione e alla partita. Grazie.